Può darsi che si provi una sensazione di euforia quando cadono i muri di fuori, ma è grande l'insicurezza che nasce quando si devono abbattere i muri di dentro, quando dobbiamo liberarci dalla paura delle menzogne e anche dalla paura delle verità. La Croazia apparteneva ancora all'impero austro-ungarico quando Luigi Stepinac nacque l'8 maggio 1898 nella cittadina di Brezarij, dove compì i primi studi e dove, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, si arruolò nell'esercito, andando a combattere sul fronte italiano. A conclusione della guerra, con la conferenza di pace di Parigi del 1919, l'impero austro-ungarico fu disgregato e la Croazia divenne parte del regno degli Sloveni, dei Croati e dei Serbi, un agglomerato di nazioni diverse retto dal re serbo Alessandro Karađorđević. La Croazia era un paese di profonda e radicata tradizione cattolica. Di tale impronta fu anche l'educazione ricevuta in famiglia da Luigi, che, pur avendo pensato in un primo tempo al matrimonio con Maria Horvat, sentì gradualmente sbocciare la vocazione al sacerdozio. Decise così di completare gli studi filosofici e teologici a Roma, dove, nel 1930, avvenne la sua ordinazione. La saggezza e la fede del padre Joseph, della madre Barbara, così come quella di tante persone umili, semplici, hanno salvato la famiglia e l'educazione cristiana in Croazia. Anche negli anni durissimi in cui si sono succeduti regimi fascista, nazista e comunista, la famiglia è stata la nostra salvezza. Il popolo non ha mai venduto la propria anima più vera. Il re Alessandro, essendo serbo ortodosso, assunse un atteggiamento apertamente contrario alla Chiesa cattolica e negò al popolo croato e sloveno i diritti riconosciuti al popolo serbo. I deputati croati nel 1928 sollevarono nel Parlamento di Belgrado una protesta. Nel 1929 il re Alessandro organizzò un colpo di stato militare. Cambiò la denominazione del regno in Regno di Jugoslavia. Instaurò una vera e propria dittatura, aprendo un periodo di regime poliziesco, fu abolita la Costituzione, vennero posti fuori legge i partiti, furono fomentati il patriottismo serbo e l'ostilità contro i cattolici croati. In questi anni nacquero nel territorio del Regno di Jugoslavia i movimenti nazionalisti estremisti. I cetnici, ultranazionalisti serbi, l'ORIM, organizzazione rivoluzionaria interna in Macedonia, gli Ustascia, insorti ultranazionalisti in Croazia, ideati e guidati da Ante Pavelić, erano movimenti particolarmente aggressivi di impronta nazionalistica e indipendentistica, ispirati al nazionalfascismo di Hitler e Mussolini. Furono gli Ustascia a mettere in atto nel 1934 l'assassinio a Marsiglia del re Alessandro. Stepinac, ritornato da Roma nel 1931, fu nominato nel 1934 arcivescovo ausiliare di Zagabria, dopo solo 4 anni di sacerdozio, e nel 1937 arcivescovo a tutti gli effetti della stessa città. Egli, trovatosi in una situazione tanto diversa da quella che aveva lasciato, presagì subito la drammaticità degli eventi che i tempi stavano preparando. Dopo la consacrazione episcopale, andò a Belgrado per ossequiare il re serbo e prestare il suo giuramento di fedeltà, ma sottolineò con chiarezza la sua appartenenza alla Chiesa cattolica e al popolo croato. Sono venuto prima di tutto per ossequiare la vostra maestà come capo della nostra patria e questo lo faccio non per una formalità, ma per compiere la parola della Sacra Scrittura. Temete Dio, rispettate il Re. Io non posso rinnegare ciò che sono per nascita, cioè un croato.
Stepinac sapeva bene che dopo la Prima Guerra Mondiale gli alleati avevano costruito artificialmente la Jugoslavia con elementi contrastanti e con forte accento anticattolico. E conosceva bene anche la forza delle ideologie totalitarie e il pericolo che potevano costituire per la Chiesa cattolica e i fedeli cattolici. Sapeva bene che in tale situazione l'episcopato non poteva essere il gradino di una carriera, la scala di un prestigio personale. Poteva essere solo un sacrificio, un perdersi, un abbandonarsi totale nelle mani di Dio. Dopo l'uccisione del re Alessandro, Stepinac fu informato personalmente che gli ultranazionalisti serbi, i cetnici, preparavano un attentato contro di lui, ma volle ugualmente essere presente al funerale di Stato celebrato con rito ortodosso a Belgrado, suscitando l'odio degli ultranazionalisti di ambedue le parti, cetnici e ustascia. Non so se hanno intenzione di uccidermi o di fare qualcos'altro. Il buon Dio è la mia speranza e la mia fiducia. Voglio la giustizia e la verità per la Santa Chiesa e per il popolo croato e quindi anche per la Jugoslavia che si trova in pericolo. Possono liberarla soltanto la giustizia e la verità. Mi addolora grandemente l'esasperato nazionalismo che regna oggi in tutto il mondo, per cui l'uomo non è più fratello all'altro uomo, ma lupo. Perciò il prossimo concilio della Chiesa dovrebbe, tra le eresie odierne, condannare il nazionalismo eccessivo come la più grande peste del genere umano. Al re Alessandro succedette il principe Paolo, che proseguì la politica filoserba anticattolica del padre. I cattolici jugoslavi erano trattati come cittadini di seconda categoria. A loro era vietato far carriera in politica, nelle scuole e nella vita militare. Giunse intanto il 1939, un anno che segnò un radicale sconvolgimento nella storia del mondo. La Germania nazista invase la Polonia. La Francia e l'Inghilterra, preoccupate dalle ambizioni espansionistiche di Hitler, gli dichiararono guerra. Iniziò dunque la Seconda Guerra Mondiale, che segnò la fine del Regno di Jugoslavia. Nel 1941 Hitler, in procinto di attaccare l'Unione Sovietica, avendo bisogno di assicurarsi l'alleanza della regione balcanica, invase in breve tempo la Jugoslavia con l'aiuto dell'Italia fascista, conquistandola senza incontrare resistenza. Il Regno di Jugoslavia venne smembrato e spartito tra i vincitori. La Croazia fu trasformata in Stato indipendente di Croazia 10 aprile 1941, a condizione che fosse strettamente legata all'Italia fascista. Alla guida venne posto Ante Pavelić, amico di Mussolini, capo del movimento rivoluzionario degli Ustascia, proclamato duce dei croati. La nascita dello Stato indipendente di Croazia sembrava finalmente realizzare la secolare aspirazione del popolo croato, non solo ad uno Stato indipendente, era dal 1102 che la Croazia non era più indipendente, ma anche ad una libera espressione nazionale, culturale e religiosa dei cattolici. Anche Stepinac condivise la soddisfazione del suo popolo. Si prodigò per il riconoscimento dello Stato croato da parte del Vaticano. Tuttavia esortò i leader del nuovo governo e il suo Parlamento a governare con giustizia, con rispetto, verso l'eredità cattolica del popolo croato e l'insegnamento sociale della Chiesa cattolica. Poiché conosco gli uomini che oggi hanno in mano i destini del popolo croato, sono profondamente convinto che il nostro lavoro troverà in essi comprensione e sostegno. Credo e confido che la Chiesa potrà annunciare con piena libertà gli immutati principi dell'eterna giustizia e della verità. Preghiamo affinché sul Poglavnik dello Stato della Croazia scenda lo spirito della saggezza in modo da permettergli di adempiere un così alto compito in onore di Dio e del suo popolo, e affinché la nazione croata divenga il popolo di Dio, fedele a Cristo e alla sua Chiesa costruita sulla roccia di Pietro. Le cose, però, non andarono come Stepinac e gran parte dei cattolici avevano sperato. La Croazia non fu affatto uno Stato libero e indipendente, perché Ante Pavelić divenne completamente asservito a Hitler e a Mussolini, che lo usarono per i loro fini politici, insediando sul territorio croato truppe naziste e fasciste.
Ai serbi vengano garantiti tutti i diritti civili, particolarmente la libertà personale e il diritto di proprietà. Siano sottoposti a regolari processi come gli altri cittadini. In primo luogo, venga punita nella maniera più severa ogni azione privata rivolta a distruggere le loro chiese e cappelle e ad espropriare i loro beni. La Chiesa, in nome del Vangelo, condanna tutti i crimini operati da uomini irresponsabili e immaturi e chiede che sia rispettata l'integrità della persona umana senza badare a età, sesso, fede, nazionalità o razza, perché tutti gli uomini sono figli di Dio e per tutti loro è morto Cristo, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati. Pavelic inaugurò una politica contraria alla storia e allo spirito del popolo croato. Poco tempo dopo l'introduzione delle leggi razziali nella Germania di Hitler, il governo cominciò a dare esecuzione al suo famigerato programma di pulizia etnica contro gli ebrei e gli zingari. Vennero allestiti diversi campi di concentramento, tra cui quello tristemente famoso di Jasenovac. Il numero dei morti, benché non si conosca con esattezza, fu altissimo. Venne attuato un infelice programma di soluzione del problema del nazionalismo serbo. I serbo-ortodossi furono costretti ad abbracciare la fede cattolica. Tutto il campo di Jasenovac è una macchia vergognosa e un delitto che grida vendetta al cielo. È una vergogna per la Croazia. Tutta l'opinione pubblica, specialmente i parenti delle vittime, chiedono riparazione, che si conducano davanti al tribunale gli assassini, i quali sono la maggiore sventura della Croazia. Stepinac non si limitò a denunciare ogni forma di razzismo del governo croato, ma agì. Con l'avvento al potere degli Ustascia, nascose vecchi, ammalati nella tenuta arcivescovile di Brezovic e organizzò il trasporto in treno di decine di bambini in Israele, attraverso la Turchia. Ad altri procurò cibo, vestiario, passaporti per emigrare in luoghi sicuri. Quando fu demolita la sinagoga di Zagabria, egli protestò pubblicamente in cattedrale, si adoperò in tutti i modi per salvare la vita del rabbino, capo di quella comunità. Mio marito è stato imprigionato a Zagabria, non ricordo se il 1942 o il 43. Cercò di far sapere al cardinale in che condizioni stava. Il cardinale è riuscito a far sì che lo liberassero e poi lo ha nascosto nelle catacombe, sotto la cattedrale, dove è rimasto fino a quando è finita la razzia. Dopo non è più stato imprigionato. Questa è l'assoluta verità che riguarda mio marito, Slavko Radej. Durante i 4 anni di occupazione nazista, sino alla fine della guerra, l'arcivescovo Stepinac aiutò e protesse in diversi modi gli ebrei, che altrimenti sarebbero stati vittime della politica antisemita, delle persecuzioni, dello sterminio promossi dai nazisti e dai loro collaboratori Ustascia. L'arcivescovo si adoperò perché gli ebrei non portassero al braccio il distintivo di riconoscimento. Li aiutò offrendo loro un nascondiglio sicuro e protezione nella sua residenza ufficiale a Zagabria, dando sostegno materiale, in viveri e denaro agli ebrei anziani, nella casa che aveva sistemato sul suo podere a Brezovic. Questo grande uomo della Chiesa è stato accusato di essere un collaboratore nazista. Noi, ebrei, lo neghiamo. Se consideriamo i criteri in base ai quali si ha diritto ad essere annoverati tra i giusti, io credo che il cardinale Stepinac sarà proclamato giusto delle nazioni, perché ciò che ha fatto rientra pienamente in tali criteri: salvare un ebreo, non chiedere denaro per questo, rischiare la propria vita per salvarlo. La Suprema Corte israeliana ha rifiutato per ben 2 volte la richiesta di inserire il nome di Stepinac tra quelli dei giusti riconosciuti dal Museo dell'Olocausto di Gerusalemme, a causa dei sospetti creatisi intorno alla sua figura dalla menzognera propaganda comunista diffusa in seguito all'ascesa al potere di Tito. Grazie ai documenti dello stesso Stepinac e alle testimonianze degli stessi ebrei. Risponderemo anche a coloro che ci accusano di essere stati d'accordo con il razzismo, perché, come vedete, nelle teste di alcuni la Chiesa è colpevole di tutto.
Abbiamo preso posizione sul razzismo fin da quando il razzismo esiste, e non certo solo oggi. E si ingannerebbe gravemente chi pensasse che non vi sono sanzioni per i trasgressori. Tutto questo terribile caos che il mondo sta vivendo non è altro che una punizione di Dio per l'infrazione dei suoi comandamenti, per il disprezzo del Vangelo di Cristo. Stepinac si oppose energicamente anche alle conversioni forzate dei serbi ortodossi. Quando vengono da voi persone di religione ebraica o ortodossa che si trovano in pericolo di vita e desiderano convertirsi, accoglietele per salvare la loro vita. Non esigete da loro una formazione religiosa particolare, in quanto gli ortodossi sono cristiani come noi e la religione ebraica è quella da cui il cattolicesimo trae le origini. Il compito e il ruolo dei cristiani è, in verità, quello di salvare gli uomini. Quando questi tempi di pazzia e di barbarie saranno passati, rimarranno nella nostra Chiesa coloro che si saranno convertiti per convinzione, mentre gli altri, passato il pericolo, torneranno alla propria religione. Risponderemo oggi anche a coloro che ci accusano di filocomunismo e del cosiddetto disimpegno. La Chiesa cattolica non può accettare il comunismo. Non può mai riconoscere un sistema che sottrae la terra al contadino, la piccola casa all'artigiano, la paga all'operaio e all'uomo la sua anima. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, con il crollo del nazifascismo, a Zagabria e in tutte le città della Jugoslavia fu chiaro che il potere sarebbe passato nelle mani dei partigiani comunisti di Tito. Fu così che nel 1945 gli Ustascia e migliaia di civili si diedero alla fuga, mettendosi in cammino verso l'Austria, dove speravano di consegnarsi agli inglesi. Questo evento viene tuttora ricordato come la Via Crucis del popolo croato. Essa infatti culminò nell'immane tragedia di Bleiburg, dove più di 200.000 croati, tra soldati e civili, donne e bambini, vennero sterminati dai partigiani di Tito, ai quali gli inglesi li avevano consegnati. Nel 1946 nacque la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, guidata con poteri assoluti da Tito e riconosciuta dai governi di Stati Uniti, Gran Bretagna e Russia. Abbiamo reagito al nuovo totalitarismo con amarezza e ci siamo stupiti per il modo in cui l'America e l'Inghilterra ci hanno consegnato al comunismo. Dovete sapere che gli americani e gli inglesi sono colpevoli di aver permesso che la Croazia, la Slovenia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca e la Polonia soccombessero sotto il regime. Questi erano tutti paesi cattolici che nel giro di una notte, senza alcun merito dei comunisti, sono diventati dominio dei comunisti che erano al potere. L'azione repressiva di Tito si volse anche contro l'episcopato e il clero cattolico, accusato spesso sommariamente di collaborazionismo con gli Ustascia. Nella convinzione che la religione fosse l'oppio del popolo, il regime comunista diffuse una forte propaganda atea. Rimosse i crocifissi dalle aule dei tribunali, dalle scuole, dai cimiteri. Vietò ai bambini degli istituti cattolici di pregare, frequentare la messa, confiscò i beni ecclesiastici, censurò la stampa cattolica e distrusse le case editrici. Allora è iniziata la persecuzione contro la Chiesa e tutti coloro che erano credenti. Stepinac, subito dopo la guerra, iniziò la sua personale Via Crucis, subendo una propaganda denigrante da parte del regime comunista. Portò la croce con fedeltà e dignità, insieme al suo popolo. La condizione fondamentale di una pace giusta è la difesa del diritto alla vita e all'indipendenza di tutti i popoli, grandi e piccoli, forti e deboli. La volontà di vita dell'uno non deve essere la condanna a morte dell'altro. Quando questa parità di diritti viene minacciata, il giusto ordine richiede che venga ristabilita.
Per questa e altre dichiarazioni simili, la radio comunista di Belgrado dichiarò Stepinac criminale di guerra e il 17 maggio 1945, 9 giorni dopo l'arrivo dei comunisti a Zagabria, l'arcivescovo fu fatto prigioniero. Tito, per annientare la Chiesa, aveva in programma la fondazione di una Chiesa nazionale autonoma, separata da Roma e dal Papa. A tale scopo, durante l'arresto di Stepinac, incontrò i responsabili del clero dell'arcidiocesi di Zagabria e cercò di convincerli a collaborare con il suo piano. Essi, tuttavia, non solo si rifiutarono di trattare la questione senza l'arcivescovo, ma chiesero anche la sua liberazione immediata. Il 4 giugno Tito fece liberare l'arcivescovo e lo chiamò per ottenere la sua collaborazione, ma Stepinac rifiutò con fermezza. Nessun cattolico, anche a costo della vita, può eludere il rapporto con la Santa Sede, altrimenti cessa di essere cattolico. O siamo o non siamo cattolici. Se lo siamo, bisogna che questo si manifesti in ogni campo della nostra vita. Resistere al Papa significa urtare contro la roccia, perché sta scritto per sempre: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno. Siamo stati una generazione di preti pronti a morire pur di non tradire il Papa, il nostro Vescovo, la nostra Chiesa, la nostra gente. Credo che l'eroismo dei cristiani abbia fatto paura ai comunisti. Hanno commesso crimini inauditi, hanno violato tutte le norme di civiltà e di giustizia, hanno cancellato la parola libertà. Ma non potevano fare nulla contro la Chiesa unita, che non ha paura dei potenti di turno, per quanto violenti. Dopo il rifiuto di Stepinac a collaborare al piano di Tito, la repressione si fece più feroce. Le notizie di omicidi e arresti divennero quotidiane. Senza processo furono uccisi 3 vescovi, più di 600 sacerdoti cattolici, religiosi e religiose. Ancora oggi ci sono moltissime persone, soprattutto giovani, che non immaginano nemmeno che centinaia di uomini erano condannati, benché completamente innocenti. Io sono stato in carcere 2 volte. La prima volta perché avevo detto che Stepinac non era un criminale, ma un santo. Per nulla intimoriti, l'arcivescovo Stepinac e tutto l'episcopato cattolico jugoslavo pubblicarono il 20 settembre 1945 una lettera pastorale in cui denunciavano con coraggio i soprusi contro la Chiesa e le stragi di sacerdoti compiuti dal regime comunista, rivendicando fermamente libertà di educazione e di stampa per i cattolici. Noi vescovi reclamiamo, e non vi rinunceremo a nessun costo, la completa libertà della stampa cattolica, delle scuole, dell'insegnamento religioso, la completa libertà di associazionismo, di attività caritativa, la piena libertà della persona umana e dei suoi inalienabili diritti, il pieno rispetto del matrimonio cristiano, la restituzione di tutti gli enti e gli istituti espropriati. Il regime interpretò quella lettera come un attacco allo Stato e reagì con una persecuzione ancora più violenta contro la Chiesa, soprattutto contro l'arcivescovo Stepinac, la cui popolarità era giudicata molto pericolosa. Il 4 novembre 1945 subì un'aggressione, alcuni mesi dopo rischiò di essere rimosso dal suo incarico. Quando il regime comunista comprese che l'arcivescovo non si sarebbe mai piegato, il 18 settembre 1946 decise di arrestarlo, montando contro di lui un processo precostituito che si svolse a Zagabria dal 30 settembre al 10 ottobre 1946. Noi giovani abbiamo vissuto la condanna del nostro arcivescovo come un tentativo di annientamento del popolo croato, come un tentativo di soppressione di tutto ciò che il popolo considerava sacro, di tutti quei valori per cui il popolo aveva sempre lottato, con dignità ed onestà. Anche allora, comunque, sapevamo che Stepinac non ci avrebbe mai abbandonato. Si trattò di un tristissimo processo, di una farsa. Le testimonianze utili ad incolparlo come collaboratore del regime degli Ustascia furono estorte e molti documenti falsificati.
Fu un processo tipicamente comunista. Di processi simili, in Russia, se ne facevano senza fine. Io volevo andare a testimoniare a favore di Stepinac, ma l'avvocato Katicic mi mandò a dire, attraverso mio cognato di Zagabria, di non muovermi, perché, se fossi andato, non solo non mi avrebbero mai permesso di esporre la mia testimonianza, ma mi avrebbero arrestato o mandato via dalla patria. Non ci hanno permesso di testimoniare. Oltre a me, altre decine di ebrei volevano testimoniare a favore di Stepinac, ma non c'è stato possibile. Stepinac ha salvato me, la mia famiglia e almeno altre 10 famiglie che io conosco. Le loro testimonianze, comunque, sono raccolte presso il Museo dell'Olocausto di Gerusalemme. Dopo la guerra ci siamo incontrati tutti, i sopravvissuti. Ho anche le foto di tale incontro. Al processo, Stepinac rifiutò, in linea di principio, qualunque autodifesa e fece solo alcune dichiarazioni. A tutte le accuse che mi sono state fatte, rispondo che la mia coscienza è tranquilla, anche se il pubblico presente riderà. Ora non intendo difendermi, né fare appello contro la sentenza. Io sono disposto a sopportare le derisioni, il disprezzo e l'umiliazione, ma sono anche pronto a morire in ogni momento. Non sono stato persona gradita né ai tedeschi né agli Ustascia. Non sono stato Ustascia e non ho fatto il loro giuramento. Infine, voglio dire alcune parole sul Partito Comunista, che è il mio reale accusatore. Non siamo contrari al desiderio che gli operai ottengano maggiori diritti nelle fabbriche, perché questo è lo spirito delle encicliche pontificie, e non abbiamo nulla contro le giuste riforme. Ma, come è permesso di propagandare e diffondere il materialismo, i comunisti consentano anche a noi di professare e diffondere la nostra fede. Io dico questo: la situazione si normalizzerà, quando tutti potranno esprimere liberamente la loro parola, allora non si troverà nessuno che punterà il dito contro l'arcivescovo di Zagabria. Il popolo non dimenticherà che avete ucciso tanti sacerdoti. Al termine del processo, l'arcivescovo fu giudicato colpevole di aver collaborato con il regime di Pavelic e con le forze di occupazione nazifasciste, costringendo i serbi alla conversione forzata. Il vero motivo della condanna era da ricondurre, da una parte, alla sua costante difesa dei diritti umani contro i soprusi del regime comunista, dall'altra alla sua assoluta fedeltà al Papa e alla Chiesa di Roma. L'11 ottobre 1946 Stepinac fu condannato a 16 anni di lavori forzati e alla perdita di tutti i diritti civili e politici per altri 5 anni. Le tante proteste contro la condanna, che giunsero da ogni parte del mondo, dimostrarono che tutte le ingiustizie arrecategli durante il processo erano ben note all'opinione mondiale. Mi ricordo come se fosse oggi. Tornavamo da scuola. Non c'era la radio, né la televisione, ma erano stati collocati degli altoparlanti in città per seguire il processo. Ho saputo così della sua condanna, ma tra di noi non potevamo parlare. Da ogni parte c'erano le spie. Il regime comunista si reggeva sullo spionaggio. Ognuno faceva la spia dell'altro. Il marito alla moglie, la moglie al marito, i figli ai genitori, i genitori ai figli. Era una cosa terribile, un sistema diabolico. Stepinac fu rinchiuso nella famigerata prigione di Lepoglava, dove rimase dal 19 ottobre 1946 al 5 dicembre 1951. Sono stato in carcere la prima volta come seminarista. Tentavano continuamente di convincermi a rinunciare alla mia vocazione. Anche la seconda volta. Per 10 anni non mi hanno mai fatto leggere un libro. Dalla mattina alla sera ero costretto a fare i mattoni,
e mi dicevano: «Ascolta, reverendo, al nostro comunismo non servono i preti, servono i muratori». Era un lavoro durissimo, un lavoro non per lavorare, ma per ucciderti, per distruggerti, per annientare l'anima. Le autorità usavano le informazioni raccolte dalle conversioni di Stepinac per perseguitare i suoi familiari. Suo nipote, figlio della sorella Stefania, fu orribilmente torturato e rinchiuso in manicomio perché non aveva voluto rinnegare la sua fede e la sua parentela con l'arcivescovo. Anche in quell'occasione Stepinac non pronunciò parole di odio e cercò di alleviare il dolore della sorella. Se tu cedessi all'onda dell'odio e al desiderio di vendetta, non saresti uguale ai comunisti? Il loro insegnamento è la vendetta. Un cristiano non deve essere come loro se non vuole tradire il maestro dell'amore. Noi cristiani non solo non dobbiamo vendicarci e odiarli, ma anzi, dobbiamo pregare sinceramente per loro. Il 5 dicembre 1951, l'arcivescovo Stepinac viene trasferito dal carcere al confino, nella sua casa parrocchiale di Krasic. Il suo trasferimento fu solo una continuazione della sua carcerazione. Il 12 gennaio 1953, tra l'incredulità dello stesso Stepinac, benché le sue condizioni di salute si fossero lentamente aggravate, fu nominato cardinale dal Papa Pio XII. Tito era furioso. Il regime organizzò per tutto il paese raduni di propaganda contro la decisione del pontefice. Lo Stato jugoslavo ruppe le relazioni con la Santa Sede. Per i comunisti una condanna a morte dello Stepinac non sarebbe stata impossibile e forse nemmeno difficile, ma avrebbe provocato reazioni e proteste internazionali e conseguenze dannose al regime comunista. Quella morte però si doveva fare, facendola magari passare per naturale. La morte di Stepinac fu causata da avvelenamento. Le prove dell'avvelenamento furono ben circostanziate e precise. La morte giunse il 10 febbraio 1960. La salma, sotto stretta sorveglianza della polizia, fu trasportata all'Istituto di Medicina Legale di Zagabria, dove venne autorizzata l'imbalsamazione e furono distrutti tutti gli organi interni. Nonostante questo, dopo la caduta del sistema comunista in Croazia, nel 1993 e nel 1998, fu eseguita la ricognizione dei resti mortali del cardinale e furono trovate nelle sue ossa tracce consistenti di elementi tossici. La sua morte per noi è stata la perdita della stella polare nella nostra vita terrena, ma sapevamo che essa era diventata una stella splendente in tutto il suo fulgore in cielo. La terra ha sussultato per la tristezza e per il dolore. Le lacrime irrigavano ogni volto e le lingue erano mute. Nell'animo sapevamo che non sarebbe stata la fine della nostra Via Crucis, ma sapevamo anche che dopo la notte sarebbe sorta l'aurora e che dopo il Golgota ci sarebbe stata la resurrezione. Il Papa Giovanni Paolo II lo ha beatificato il 3 ottobre 1998 nel santuario di Maria Bistrica, il più importante della Croazia, particolarmente amato da Monsignore Stepinac, che aveva recuperato e rilanciato l'antica tradizione del pellegrinaggio. Oggi la sua tomba nella cattedrale di Zagabria è meta di pellegrinaggio continuo. Ai giovani vorrei dire di non perdere mai la speranza e di custodire la libertà che a caro prezzo e con sacrificio è stata raggiunta. Tanti giusti hanno segnato con il sangue il XX secolo. Conservando la memoria del loro sacrificio,
i giovani si impegnino a costruire un mondo più umano e più giusto. Chi muore per un ideale vivrà per sempre. Ci sono molti modi, efferati o sottili, di violare la libertà della persona, ma ce n'è uno che è il più raffinato e terribile. Avviene quando il potere esige dagli uomini la resa totale dell'anima. È allora che il potere diventa strapotere. Eppure ogni strapotere ha un antidoto. Gli uomini sono capaci di accorgersi della menzogna, di dire «il re è nudo», di desiderare una libera esperienza dell'esistere. Questo trascendere della coscienza al potere è il vero nemico di ogni totalitarismo.